Amanda Knox, giovedì tornerà in Italia per la prima volta dopo essere stata scarcerata e poi definitivamente assolta dall'accusa di aver partecipato a Perugia all'omicidio di Meredith Kercher. Secondo quanto appreso dall'Agenzia Nazionale di Stampa Associata, sarà infatti a Milano, da dove raggiungerà poi Modena, dove sabato parteciperà ad uno degli incontri del Festival della Giustizia Penale. Sarà accompagnata dalla madre, Edda Mellas, e dal fidanzato Christopher. Al momento non è previsto un suo ritorno a Perugia. Il festival è organizzato dalla Camera Penale di Modena e da Italy Innocence Project. Sul tema dell'errore giudiziario, il processo penale mediatico, il titolo dell'incontro cui interverrà Amanda Knox, che negli USA è già stata protagonista di diverse iniziative promosse da Innocent Project sul tema dell'errore giudiziario. La giovane è stata al centro di una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni, quella dell'omicidio Kercher, compiuto a Perugia la notte del 1 novembre del 2007. Un egiziano di 23 anni è stato arrestato ai domiciliari dai carabinieri, irreperibile il fratello. Sono accusati di aver sfruttato il lavoro di quattro connazionali impiegati nell'impianto di lavaggio low cost, basso costo, di auto a Città di Castello, sottoposto ora a sequestro. A suo carico è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP di Perugia, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, falso per induzione in errore del pubblico ufficiale, nonché numerose violazioni sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, i reati contestati. Dalle indagini, cominciate un anno fa, è emerso che gli imprenditori egiziani con la loro attività avevano di fatto alterato i prezzi del mercato. I lavoratori, è stato riferito da militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, erano impiegati per 12 ore al giorno e venivano retribuiti con 30 euro. Secondo gli investigatori, inoltre, dovevano pagare 150 euro al mese per un posto letto concesso dai datori di lavoro. Sentiamo il luogotenente. Ecco, lei prima ha parlato di un episodio di violenza, se non sbaglio, ce lo può descrivere? Sì, allora per quanto attiene alle risultanze investigative per questo particolare aspetto, c'è da dire che uno dei lavoratori appunto è stato picchiato dal datore di lavoro perché si era rifiutato di riprendere il lavoro, di tornare al lavoro. E quindi sarebbe stato raggiunto presso l'abitazione dove trovava alloggio e il datore di lavoro l'avrebbe colpito perché appunto non si rifiutava di tornare al lavoro. Presunti furbetti nelle case popolari nel mirino della Guardia di Finanza. La tenenza di Assisi ha infatti accertato che un soggetto residente in città e fruitore di un alloggio di edilizia popolare dell'ATER si era dimenticato, tra virgolette, di dichiarare parte dei redditi del proprio nucleo familiare, beneficiando così di una riduzione del canone di locazione pari a circa la metà del dovuto e risparmiando, anche qui tra virgolette, circa 3.000 euro in 5 anni. I finanzieri gli hanno contestato violazioni di natura amministrativa per oltre 8.000 euro, segnalando la sua posizione alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. L'ATER, riferiscono le Fiamme Gialle, si è subito attivato per rideterminare il canone di locazione e recuperare le somme non versate. Nel più ampio contesto dell'operazione denominata Free House, con la collaborazione degli uffici comunali, è stato poi accertato che diversi individui non avrebbero avuto diritto all'alloggio di edilizia popolare, in quanto possessori di altri immobili. Le elezioni europee hanno sconvolto il panorama politico dell'Umbria, molto più di quanto avvenuto in altre regioni d'Italia. Il voto di appartenenza non c'è più ed è calata radicalmente la fedeltà al proprio partito politico. Il quadro tracciato sui flussi elettorali dell'ultima consultazione dal professore Bruno Bracalente dell'Università di Perugia, anche ex presidente dell'Umbria, autore di un'analisi sulle dinamiche delle urne. Nello stesso giorno, a distanza di qualche secondo, ha spiegato Bracalente, un elettore vota a sinistra per le europee e a destra per le comunali. Oppure viceversa, il confronto tra le politiche del 2018 e le europee di quest'anno rivela un'enorme mobilità, si potrebbe definire un elettorato più libero e più maturo. L'analisi presentata a Palazzo Cesaroni a Perugia è stata condotta con un software messo a punto dal professor Antonio Forcina e con la collaborazione di Nicola Fallocci e di Brunello Castellani del Servizio Studi e Valutazione delle Politiche dell'Assemblea Legislativa. La solidarietà dei frati di Assisi, con il cuore nel nome di Francesco, conquista gli italiani. Lo sottolinea il direttore della sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato, commentando lo spettacolo trasmesso da Rai 1.
La serata televisiva, ha evidenziato il religioso, ha raggiunto oltre 2 milioni e mezzo di spettatori, pari al 12,3% di share. La maratona benefica continua fino al 1° luglio per aiutare le missioni francescane in Italia e nel mondo. Basta inviare un SMS o chiamare la rete fissa al 45 515. Ripeto, Da quando mi sono sposato, è stato 45515. Un facile grazie riuscire speciale, ha detto ancora Fortunato, all'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, al direttore di Rai 1 Teresa De Santis e al capo struttura Rai Angelo Mellone e Carlo Conti, agli artisti che hanno prestato la loro voce per San Francesco e a quanti stanno rendendo possibile questo miracolo d'amore e di solidarietà. Non so se tu sei mai stato straniero, ma tu gli stranieri. Allora, innanzitutto non è l'orario. Qualcuno si è impossessato della luna, signore, quella che sta in cielo. Che cosa dobbiamo fare? Una commedia etnica dalla trama stralunata e surreale che contiene eguali parti di poesia e di farsa. Una coppia di agenti segreti italiani riceve una telefonata concitata dagli Stati Uniti. Pare che qualcuno in Sardegna sia diventato proprietario della Luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede e a piantarci la bandiera nazionale sono stati loro. I due agenti reclutano dunque un soldato, Kevin Pinelli, e un marcato accento milanese, nasconde un'identità sarda. Si chiama infatti Gavino Zucchero. E la Sardegna ce l'ha dentro. Per portarla in superficie, i due agenti ingaggiano un formatore culturale sui generis, che da emigrato nostalgico trasforma Gavino in un archetipo del vero maschio sardo. Gavino approda nell'isola alla ricerca dell'uomo che si è impossessato della luna e finirà per scoprire molto di più di se stesso. L'uomo che comprò la luna sarà proiettato al Frontone Cinema all'Aperto di Perugia il 12 giugno alle ore 21:30. E sulla questione della luna cosa disse l'avvocato? Ho di fare domande al catasto. Se non fosse per Armstrong, sarebbe tutta mia.